Salve a tutti e ben ritrovati. Tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo oggi su Genshin Impact perché voglio realizzare un video un po' più particolare. Sto notando che comunque in giro, perché anche io frequento YouTube, così come la maggior parte delle persone che si documentano e visualizzano i video, anche delle cose che trattano, ho notato che spesso e volentieri vengono sottolineati o comunque resi protagonisti personaggi e combinazioni di personaggi che delle volte non tutti hanno la possibilità di poter ottenere. Quindi parliamo comunque di setup visti e rivisti con tantissimi personaggi 5 stelle, addirittura due quarti o comunque tre quarti del team composto prevalentemente da personaggi 5 stelle che magari non tutti sono riusciti ad ottenere o non tutti hanno avuto la possibilità di poter trovare durante il loro cammino. Quello che voglio fare io oggi è quello di presentarvi un setup completamente free to play, che ovviamente metto tra virgolette perché alcuni di questi personaggi devono assolutamente essere trovati all'interno dei banner, ma essendo comunque dei personaggi 4 stelle si ha una probabilità decisamente maggiore di poterli trovare rispetto ai famosissimi personaggi 5 stelle che purtroppo non tutti comunque possiedono o non tutti hanno la possibilità di poter avere a portata di mano. Il mio setup, che consiglio sia per l'esplorazione ma per la maggior parte anche gli eventi da poter completare all'interno del gioco, è composto da Razor, che è fondamentalmente uno di quei personaggi che a me piace tantissimo, soprattutto al momento che non possiedo comunque tantissimi personaggi con spada a due mani. Razor è fondamentalmente il mio DPS principale, che utilizzo anche nella mia quotidianità, ma è sicuramente uno di quei DPS, soprattutto con spada a due mani, che consiglio vivamente di avere. Il suo elemento tuono aiuta parecchio per quanto riguardano alcune tra le reazioni elementali probabilmente più forti presenti all'interno del gioco, anche se come reazioni elementali sono tutte quante più o meno forti. Ce ne sono un paio che comunque io prediligo per una questione di semplicità dal punto di vista di realizzazione per la sconfitta di alcuni boss magari un po' più pesanti, o comunque in generale per la realizzazione comunque di eventi ed essere il più veloci possibili e soprattutto il più efficienti dal punto di vista di combattimento. Razor infatti rappresenta il mio main DPS, che è praticamente quel personaggio che resterà sul campo da battaglia e che farà appunto i danni per riuscire comunque a sconfiggere i nemici. Sacrose, personaggio decisamente sottovalutato in generale. Io stesso avevo sottovalutato tantissimo questo tipo di personaggio, che può essere realmente considerata la sostituzione perfetta di 20. Ovviamente anche lei necessita un equipaggiamento, necessita una build che sto preparando comunque, che farò uscire prossimamente sul mio canale, dove appunto andrò a spiegare quelli che sono i suoi punti di forza, ma soprattutto andrò a spiegare anche, secondo il mio modesto parere, quale possa essere la sua build migliore e l'equipaggiamento migliore per utilizzarla come il supporto che fondamentalmente lei è. Il team solitamente che io consiglio di costruire per l'esplorazione soprattutto della mappa e magari affrontare i boss presenti all'interno della mappa, quindi all'interno dell'esplorazione, sono sempre concentrati con uno che è fondamentalmente il DPS principale, due supporti che possono privilegiare le combinazioni con il main DPS e che quindi possano effettivamente potenziarlo o indebolire in alcuni casi gli avversari, e poi un healer finale, perché comunque non si sa mai la situazione come possa portare ovviamente il combattimento. È sempre giusto avere qualcuno che ti possa curare e che quindi ti possa anche permettere di resuscitare, come nel caso, come appunto vedete già dallo schermata di Barbara. Quindi Sacrose è il mio personaggio che utilizzo comunque in sostituzione in questa, diciamo, schermata di 20, perché comunque io possiedo 20 e fondamentalmente utilizzo lui, ma Sacrose vi farò vedere che appunto può essere letteralmente la perfetta sostituta. Keia,
Keia penso che sia il personaggio più free to play in assoluto all'interno di questa, diciamo, all'interno di questo team, proprio perché lui viene comunque regalato all'inizio del gioco. È un personaggio di tipo ghiaccio che comunque permette di poter fare delle ottime combinazioni sia con Barbara essendo acqua, ma anche con Razor perché è appunto di elemento tuono. Quindi in questo caso io prediligo più un Keia in questa, diciamo, in questa composizione che vi sto facendo vedere in questo momento, proprio perché Keia insieme a Razor mi permettono di essere veramente veramente incisivi e vedremo poi successivamente anche come. Anche lui fondamentalmente è un supporto, non lo utilizzo come DPS, ma lo utilizzo semplicemente per creare le interazioni elementali sia con Barbara, nel momento in cui si possa effettivamente avere un'interazione elementale con Barbara, o a maggior ragione effettuare un'interazione elementale con Razor. La sua ultimate e soprattutto la sua elemental skill sono ottime in combinazione con Razor, proprio perché si vanno a incastrare perfettamente in tutto diciamo, il loro moveset. Infatti la ultimate di Keia viene rappresentata appunto da tre spuntoni di ghiaccio che ruotano attorno al personaggio e che quindi possono essere utilizzati per fare danni ghiaccio costante ai nostri avversari e ovviamente sfruttare anche le reazioni elementali che ne susseguono in base agli elementi che associamo. Quindi Keia in questo frangente mi conviene molto di più rispetto a tanti altri personaggi. Avrei preferito un Chongyun per avere magari un team doppio DPS in base alle esigenze, ma purtroppo non ce l'ho e quindi sono costretto a ripiegare su Keia. E poi infine Barbara, che grazie alla sua elemental skill mi permette di curarmi costantemente, provocando anche status wet qualora mi avvicinassi in maniera abbastanza prossimale al mio avversario, ma soprattutto la sua ultimate burst ti cura praticamente di veramente tanto e soprattutto se la possedete a full costellazione avete anche la possibilità di poter ressare un vostro alleato ogni 15 minuti. Quindi è molto comoda soprattutto in quelle situazioni in cui bisogna affrontare comunque molti nemici e magari delle volte bisogna purtroppo essere sopraffatti dalla situazione. Per quanto riguarda invece il sistema di combattimento e il gameplay, ovviamente è un team che bisogna imparare ad utilizzare grazie alle risonanze, grazie ovviamente alle interazioni elementali ed è per questo che ovviamente vi farò vedere più nel dettaglio come io personalmente utilizzo questo team e utilizzando questo team vi farò vedere anche le varie combinazioni elementali e soprattutto il perché utilizzo determinate combinazioni elementali. Ovviamente le più comuni saranno Keia insieme a Razor per farmi Superconduct, quindi abbassare la difesa fisica del 50% al mio avversario, che mi consente di effettuare grossi danni. Sacrose, che fondamentalmente è molto utile con molti avversari, quindi con un gruppetto o comunque un gruppo molto più grosso di nemici, perché comunque li può attirare in un unico punto, un po' come 20, e poi fondamentalmente può anche effettuare danni elementali uniti ovviamente con qualsiasi elemento gli venga associato, essendo il vento comunque l'elemento praticamente insieme alla terra che entra in contatto con tutti quanti gli altri elementi, mi consente veramente di essere molto variabile e di essere molto forte dal punto di vista strategico, ma anche dal punto di vista offensivo. Poi soprattutto Barbara la possiedo col fattore che, come potete vedere, nel momento in cui viene sostituita, aumenta l'attacco del mio, diciamo, del mio personaggio per tot secondi. E quindi un attimo, così giusto per informazione generale, vi faccio vedere appunto anche le armi e gli equipaggiamenti che sono totalmente free to play, perché si possono ottenere tranquillamente all'interno del gioco senza troppa fatica. Lo spadone di Razor è il Prototype Animus, che è praticamente lo spadone che si può craftare dal fabbro con il prototipo di spada a due mani, che si ottiene ovviamente battendo lo Storm Terror o comunque battendo anche il lupo, non mi ricordo come si chiama, comunque il lupo, quello boss settimanale, e anche affrontando comunque il boss settimanale di Childe.
Quindi è possibile ottenere magari questa copia in più, diciamo, in più formati. Soprattutto è possibile anche acquistarne una copia sicura sia dallo shop presente all'interno di Moonstone e uno shop presente all'interno di Liyue. Quindi avrete comunque la possibilità di poterne craftare due di base. Infatti la mia già è al refinement numero 2, proprio perché una l'ho craftata, un'altra l'ho craftata e l'ho data in refinement. E come potete vedere, è una spada molto buona sul Razor perché nelle hit normali e hit caricate hanno il 50% di infliggere un danno addizionale pari al 300% dell'attacco totale, che ovviamente va ad influire anche su un piccolo AOE, quindi un piccolo danno AOE che però 300% in base all'attacco è veramente tanto. Ed è un effetto che comunque si attiva una volta ogni 15 minuti, quindi è normale che per utilizzare quest'arma ho necessità di aumentare l'attacco il più possibile. Infatti il mio Razor ha 1600 per quanto riguarda appunto il suo valore d'attacco, e gli artefatti mi aiutano appunto in questo, in quanto ho un set Gladiator completo, quindi abbiamo l'aumento dell'attacco del 18%, e in più se utilizziamo spada Claymore o Lancia, che comunque lui in questo caso possiede la spada a due mani, quindi la Claymore, incrementa il mio attacco normale del ben 35%. Quindi, e dato che comunque io utilizzo Razor con degli attacchi molto rapidi e veloci, non utilizzo mai attacchi caricati perché non mi conviene con Razor. Tra l'altro, cose che ho già spiegato nella mia build, che vi lascerò qui sulla scheda di Razor, praticamente è perfetto. Per quanto riguarda le costellazioni, ne ho soltanto due. Teoricamente, per poterlo utilizzare al 100% del suo potenziale, è consigliato averne quattro, però io purtroppo quattro non ce le ho. E poi, per quanto riguarda i talenti, ho ovviamente l'attacco fisico portato al 6, che è il talento, diciamo, principale che vado a potenziare su Razor, dato che appunto i suoi attacchi normali sono la base per avere un Razor competitivo e forte dal punto di vista offensivo, e poi gli altri invece al 5, che aspetterò tranquillamente di poter portare su. Sacrose è un personaggio di cui parlerò in un video dove appunto analizzerò la sua build a parte, però vi posso dire che comunque il mio consiglio è di buildarla in Elemental Mastery ed Energy Recharge, dato che comunque lei sarà un fortissimo supporto che spammerà le sue skill e spammerà comunque anche la sua ulti grazie appunto al fattore di Energy Recharge. Per quanto riguarda l'arma, consiglio la Sacrificial Fragment, che è comunque un'arma 4 stelle che quindi si può ottenere anche abbastanza facilmente all'interno delle pool che si possono fare comunque giornalmente o durante il mese accumulando le risorse, perché dopo aver fatto danno al nemico tramite la sua elemental skill si ha la possibilità di ridurre istantaneamente il cooldown ogni 26 secondi. Si ha praticamente il 50% di possibilità di poter ripristinare il cooldown ogni 26 secondi. Molto comoda questa cosa perché la sua elemental skill ha un tempo di ricarica molto lungo, quindi riusciamo tranquillamente ad accorciare i tempi grazie a questo equipaggiamento. E poi successivamente evocare la burst, cambiare il personaggio e poi ricominciare da capo per appunto attivare gli effetti sia dell'arma che della sua burst. Gli artefatti, ovviamente, ho messo sia Exile per aumentare l'energy recharge e Instructor per aumentare l'elemental mastery. Sono secondo me le uniche combinazioni che per lei possono andare veramente bene, o forse un'altra che potrebbe essere comoda in questo caso per lei potrebbe essere la Noblesse Oblige, che consente comunque di avere il 20% in più per quanto riguarda i danni effettuati dal burst, quindi dal suo attacco burst. Potrebbe essere forse una combinazione diversa, per aumentare comunque i danni fatti in burst, ma io personalmente preferisco spammare di più, e comunque poi far danni con Razor, che ripeto, è il mio DPS. Costellazioni non ne ho perché è stata l'unica copia che ho trovato e non sto pullando sul banner di Childe perché sto aspettando Zhongli. E per quanto riguarda i talenti, anche lei purtroppo non è messa benissimo perché l'ho portata su piano piano, però come potete vedere la sto portando su, ma principalmente sto alzando la sua elemental skill e poi successivamente la sua burst. Lei già ad una sola costellazione diventa veramente buona perché la prima costellazione sblocca un elemental skill addizionale, quindi consiglio vivamente di averla almeno
con una costellazione, perché ne vale secondo me veramente la pena. Avere soprattutto la Sacrificial, che vi permette comunque di riottenere subito un'altra, che vi permette subito di riottenere l'Elemental Skill, praticamente potrete lanciarne fino a 3 consecutivamente, quindi veramente tanta tanta roba. Per quanto riguarda Keia invece, anche lui spada la Favonius, che praticamente permette ai colpi critici di prendere delle orb elementali extra, che comunque possono far comodo per appunto il suo essere, diciamo, support barra offensivo, e quindi permettermi di ricaricare più velocemente la sua burst, che è comodissima. E poi come artefatti anche lui ho messo un Gladiator per aumentare un pochino l'attacco, per spingere un pochettino il suo valore d'attacco, e poi Exile per aumentare la sua Energy Recharge. Energy Recharge che mi serve assolutamente per ultimare la Burst. Io Keia lo utilizzo come supporto, non lo utilizzo come DPS, quindi preferisco molto di più avere la possibilità di accumulare presto la Burst, switchare il personaggio e rimettere sempre Razor. Ricordatevi che tutto quanto il team deve girare attorno al vostro DPS, in modo tale da essere sempre competitivi e da essere sempre al centro dell'attenzione. Le costellazioni non ne ho neanche una perché non mi interessa fondamentalmente, e i talenti ho aumentato tutto diciamo in maniera tutta uguale, quindi ho attacco 4, elemental 4 e la burst al 4. Barbara è l'unica messa un po' meglio di tutti quanti gli altri, perché comunque ne ho trovate tantissime copie, poi è stata anche regalata addirittura all'inizio del gioco, quindi è uno di quei personaggi che ho utilizzato praticamente sempre, anche perché essendo la mia unica curatrice, forse a parte Bennett, che viene utilizzato a volte come curatore, anche se la sua scelta per me non è tanto essere un curatore, però. Diciamo che questi sono punti di vista diversi. Abbiamo l'arma che mi consente addirittura una 3 stelle, quindi facilissima da poter ottenere in qualsiasi caso, che mi permette di aumentare l'attacco del 48% per 10 secondi quando switchiamo, cioè il personaggio che prende il suo posto, quando switchiamo il personaggio guadagna un 48% di attacco in più per 10 secondi. E questo effetto può essere attivato una volta ogni 20 secondi. E lei, che comunque viene utilizzata soltanto per le cure e poi viene subito cambiata, questo è un equipaggiamento che è assolutamente fantastico. Gli artefatti full set, ovviamente, della Maiden Beloved, che mi consente di aumentare l'efficacia delle mie cure del 15%, e quando utilizzo l'elemental skill o l'elemental burst, mi consente di poter curare addirittura e di incrementare le cure verso il mio party del 20% per 10 secondi. Quindi direi che per lei è assolutamente un set perfetto. Le costellazioni le ho full, come ho detto prima, perché è stata una di quei personaggi che ho trovato a ripetizione durante il banner di 20. Quindi l'ho portato a full costellazione e diciamo che la sua costellazione massima vi garantisce la possibilità di poter riportare in vita un vostro alleato ogni 15 minuti, quando ovviamente lei non si trova all'interno del campo da battaglia, quindi si trova all'interno del team ma non dentro il campo da battaglia. Quindi è veramente comoda da avere questa passiva fondamentalmente per gestire al meglio il team. E poi per quanto riguarda i talenti, giustamente sono tutti aumentati grazie al fattore delle costellazioni. Non ho toccato nulla, praticamente è rimasta tutta a livello 1, ma in realtà poi crescendo da sola è arrivata già al 7, sia per la burst che per quanto riguarda l'elemental skill. Quindi direi che questo è il mio setup completamente free to play, sempre prendetelo tra virgolette. Vi allego qualche clip dove vi faccio vedere come gestisco questo team, e poi per il resto direi che per oggi abbiamo concluso. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me, godetevi la clip del mio showcase di questa formazione, fatemi sapere che cosa ne pensate, e per il resto ci becchiamo alla prossima.